Buonasera cari amici, bentrovati con Metropolis per te. Come facciamo sempre di lunedì a quest'ora ci occupiamo di pensioni, di chi ha problemi con le pensioni, di chi ha dubbi, di chi ha richieste. E oggi c'è qui con noi il nostro esperto Luca Chiarei, patronato Inca CGL di Milano. Buonasera. Buongiorno Chiarei. Buonasera. Come sempre attendiamo le vostre chiamate, insomma quanti vogliono intervenire lo possono fare, il numero lo vedete in sovraimpressione, 02 4807 3450. Per introdurre l'argomento parliamo, perché è un tema di attualità, della famosa quota 100 ipotizzata dal nuovo governo e da quella che sarà la nuova legge sulle pensioni. Siamo ancora nel campo delle ipotesi perché di sicuro non c'è nulla, ma la legge Fornero dovrebbe essere modificata a favore di questa quota 100. 100 è un numero che rappresenta la somma tra i contributi versati nella carriera lavorativa e l'età anagrafica. Su questo tema anche nella scorsa puntata sono arrivate molte chiamate da parte dei nostri telespettatori, chiamate di informazione. Dobbiamo dire, proprio per iniziare, che domani la CGL avanzerà delle proprie proposte a questo nuovo governo, che riguardano appunto la prossima legge sulle pensioni. Sì, domani a Roma ci sarà questa iniziativa a livello nazionale in cui rilanceremo quelle che sono le nostre proposte di modifica rispetto alla legge Fornero, sulla quale da sempre abbiamo avuto un giudizio critico estremamente negativo. Prendendo atto però di quella che è la realtà attuale, diciamo le nostre proposte sono, che facciamo al governo naturalmente, sono quelle innanzitutto di ricostruire una maggiore flessibilità in uscita per quanto riguarda l'accesso al pensionamento. Che cosa intendo? Intendo dire che per quanto riguarda le prestazioni legate al sistema contributivo, che ricordo sono quelle che coinvolgano, diciamo, i soggetti che hanno cominciato a lavorare dopo il 96, che non hanno contribuzione precedente, quindi sono soggetti più giovani e quindi, se vogliamo, anche più diciamo vulnerabili dal punto di vista delle carriere lavorative, che esposti al precariato, a carriere estremamente frammentate e discontinue con interruzioni di vario genere. Noi chiediamo che per queste persone si tolgano, diciamo, quei vincoli di aver maturato un importo minimo di pensione, che in alcuni casi possono essere anche molto onerosi. Ricordo che nel sistema contributivo, per poter accedere alla pensione a partire dal 62esimo anno di età, non bastano soltanto i 20 anni di contributi come requisito minimo, ma bisogna avere raggiunto un importo di 2,8 volte superiore all'assegno sociale, che vuol dire aver raggiunto una pensione di circa 1.200 euro. Quindi non tutti, anche con 30 anni di contributi nel sistema contributivo riescono a raggiungere questo importo, e se non si raggiunge quell'importo lì si deve seguire, diciamo, l'età ordinaria della pensione di vecchiaia, con comunque un ulteriore limite dell'1,5, che anche questo non è così automatico di un altro problema anche questo. E quindi questo, soprattutto individuando con dei criteri quali sono queste carriere discontinue, questo tecnicamente è possibile, noi chiediamo di togliere questo tipo di vincolo. Poi sulla questione dei 41 anni di contributi, che è venuta fuori anche da alcune notizie di stampa, noi assolutamente non abbiamo niente in contrario con questo. Siamo riusciti con fatica a introdurlo per i lavoratori precoci e per i lavoratori soggetti a lavori particolarmente gravosi, lavori usuranti, eccetera, la possibilità di andare solo con i 41 anni. Quindi va bene. Se questo criterio viene esteso e generalizzato per tutti, ovviamente su questo non abbiamo niente in contrario. Poi bisogna vedere sempre tecnicamente come sono articolate, come tutto viene elaborato poi nella come stesura. Tutto viene elaborato. Dovremmo già avere una telefonata. Sentiamo. Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, buonasera, è in linea, può fare la domanda. Buonasera, mi chiamo Giancarlo e chiamo dalla provincia di Pavia. Buonasera Giancarlo, sì. Ci dica. Niente,
Ecco, io sono in pensione da maggio 2017 e da quel periodo noto che tutti i mesi, anche se di poco, la pensione mi è sempre diminuita. Io mi sento a combattere una lotta impari, perché comunque la voce del padrone, la voce grossa la fa l'INPS. Certo. Noi pensionati non abbiamo qualcuno a cui poterci rivolgere per capire il perché di tutto questo, il perché di questo continuo diminuire, senza dire che c'è stato il mese di aprile 2018 che mi hanno trattenuto totalmente la pensione e ho percepito zero per un conguaglio fiscale, ma senza che nessuno avvertisse. Com'è possibile? C'è qualcuno, per favore, a cui rivolgersi per evitare questo stilicidio? Ogni mese, una volta 2 euro, una volta 5, una volta 10, da maggio 2017 è un continuo diminuire la pensione. Va bene, grazie. Le rispondiamo, grazie a lei della chiamata. Grazie, buona serata e buon lavoro. Grazie a lei. Il telespettatore lamenta che da un anno a questa parte si vede sempre, sempre la pensione leggermente accorciata. Beh, allora, diciamo che le ragioni per cui ci sono queste variazioni sugli importi possono essere molteplici e qui bisognerebbe entrare, come ho detto tante altre volte, nel dettaglio della posizione individuale della persona. Comunque, sintetizzando, possono essere ragioni legate ai contributi che hanno dato diritto alla liquidazione di questa pensione. Avrei avuto bisogno di chiedere all'interessato se lui aveva contribuzione da lavoro autonomo, da lavoro dipendente, cioè, se aveva lavorato nell'ultimo periodo oppure nell'ultimo periodo c'era contribuzione figurativa, se questa pensione era liquidata in via definitiva oppure era provvisoria. Cioè, queste possono essere delle tante variabili da prendere in considerazione. L'altra variabile fondamentale, come il signore appunto diceva prima, è anche la variabile fiscale, cioè nel senso che la pensione è comunque un reddito, sul reddito da pensione si applica l'IRPEF e si applicano le detrazioni, molte volte l'applicazione dell'aliquota IRPEF può essere fatta anche in via provvisoria e poi successivamente conguagliata. Addirittura ad aprile non ha ricevuto la pensione? Sì, lui parlava di un conguaglio fiscale, quindi poteva anche essere legato al fatto se aveva fatto appunto la dichiarazione dei redditi tramite 730, che quindi c'erano dei recuperi in corso di, diciamo, d'opera. Però nel 2017, se lui lavorava, voleva dire che aveva avuto due redditi, aveva avuto il reddito da lavoro dipendente e il reddito da pensione. Sommando questi due redditi in sede di dichiarazione, può anche essere che ci siano dei conguagli da dare. Comunque, per capirne meglio di cosa succede, a chi rivolgersi? Allora, sicuramente il patronato e gli uffici di patronato della CGIL sono a disposizione per dare questo tipo di chiarimento. Ancora meglio la categoria della CGIL, che si occupa appunto di tutelare i pensionati e i propri iscritti, che è il Sindacato Pensionati Italiani, lo SPI, che si trova con una diffusione capillare nella nostra provincia, ancora più degli uffici di patronato. E loro sono specializzati per chi è già in pensione? Sì, loro praticamente, lo SPI è la categoria che, diciamo, tutela i pensionati, nel senso che il prospetto della pensione, la busta paga dell'iscritto, e quindi si valutano eventuali errori. Esatto, ma si può anche vedere se la pensione è liquidata correttamente, se c'è diritto magari a delle maggiorazioni, a dei conguagli positivi. Quindi in questo caso rivolgersi al patronato della CGIL, quello più vicino a casa. Sicuramente. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Pronto? Dovrebbe esserci qualcuno. Pronto? Buonasera signora, può fare la domanda, prego. Ma non sento nulla. Noi la sentiamo molto bene, se ha qualcosa da chiedere lo può fare. Va bene allora, io tento. Senta, io ho una pensione assegno sociale. Sì. Di 600 euro al mese, perché sono divorziata e ho due figli. Sì. Volevo chiedere se cambia qualcosa per me.
Allora, assegno sociale poco più di 600 euro. Beh, allora, se l'importo è questo, vuol dire che quell'assegno sociale è liquidato anche con le maggiorazioni di cui avrebbe diritto, legata all'età anagrafica della signora, che non l'ha detto, ma presumo che comunque l'assegno sociale ora bisogna avere almeno 66 anni. Quindi dovrebbe avere... E poi c'è tutta una serie di maggiorazioni legate appunto all'età anagrafica e alla condizione reddituale. Al momento sull'assegno sociale in quanto tale non ci sono, diciamo, progetti di cambiamento, di riforma, quindi di modifica. Rimane quello che è. La situazione al momento è ferma, ecco, se non il fatto che cambia per l'aspettativa di vita l'età a cui quindi si può richiedere. Alla signora dobbiamo dire che per il momento novità non ce ne sono, no. Quindi i soldi resteranno quelli che sono adesso. Prendiamo un'altra chiamata. Non sento nulla. Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, pronto? Prego, in linea, può dire la sua, prego. Io sto parlando con qualcuno, ma è caduta la linea, evidentemente. Ah, lei è quella che ha fatto la domanda poco fa, quella l'assegno da 600 euro. Sì. Prego, vuole aggiungere qualcosa? Sì. Ecco, volevo chiederle qualche cosa, se ci sono delle novità. Ecco, lei quanti anni ha, signora? No, la telefonata è decisamente è caduta, quindi c'erano dei problemi probabilmente sulla linea, ma questa signora, ribadiamo il concetto che novità non ce ne sono, no. E quindi per il momento l'assegno rimane quello che è, insomma è inutile star lì a porsi troppi problemi perché la cifra è quella. Sentiamo se c'è un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, è in linea, prego, può fare la domanda. Pronto? Sì, ci sente? Buonasera, sì. Sono un commerciante. Sì. Sono un commerciante di 60 anni. Sì. Ho 42 anni di contributi e il prossimo anno dovrei andare in pensione con 43 anni e 10 settimane. E quindi lei, la sua richiesta qual è? Voglio sapere se andrò. Se andrà in pensione. Va bene, le rispondiamo. Grazie, buona serata. Cosa possiamo dire? Dunque, il signore ha 60 anni ma ne ha 42 di contributi. Sì, certo, quindi è sicuramente nel corso della... 42 anni erano al 31, cioè ora, al 31 dicembre del 2018. Così ha detto. Giusto, sì. Sì, quindi sicuramente maturerà nel corso del prossimo anno il requisito per accedere alla pensione anticipata. Il fatto che sia commerciante, diciamo, non rileva. Nel senso, l'importante è aver maturato quel requisito contributivo, il tipo di contribuzione non è rilevante, probabilmente avrà fatto anche del lavoro dipendente prima, immagino, però vabbè, se anche fosse tutto commerciante non cambierebbe assolutamente quindi niente. Quindi dovrebbe essere nel 2019? Nel 2019, sì, quando il requisito sarà 43 anni e 2 mesi. E 2 mesi. Va bene, prendiamo un'altra chiamata. Allora aspettiamo ancora perché no, ne stanno arrivando di telefonate una dietro l'altra, quindi magari sentiamo questa. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto, prego, in linea. Ah, in linea, mi scusi. Sì, qualche novità sulle pensioni di invalidità, 273 euro al mese. Invalidità, lei percepisce la pensione? 100%. Sì, da quanto tempo percepisce la pensione? Da 2004. Quindi il signore dice che ha la pensione di invalidità dal 2004 e chiede se su questo fronte ci sono possibili novità. Le rispondiamo, grazie. No, dall'importo che ha detto ho capito che si tratta di una pensione di invalidità civile. No, su questo non, al momento non ci sono... Non ci sono cambiamenti, fra l'altro è stato un tipo di pensione su cui già ci sono stati nel corso degli anni vari interventi, riconoscimento della quattordicesima piuttosto che vari tipi di maggiorazione, ma al momento non ci sono riforme organiche su questo. Ecco. Quindi anche qui probabilmente bisognerà attendere il nuovo governo, esatto. Se metterà mano a tutta questa matassa molto intricata.
Pronto? Prendiamo un'altra chiamata. Pronto, buonasera. Buonasera. Prego, signora. Io potevo chiedere? Sì. Buonasera. Senta, allora, io sono ho iniziato a lavorare nel 73. Sì. E sono ho finito nel 96. 1996. E ho 22 anni di contributi. Sì. Quindi lei... Ho 60 anni. Quanti anni ha, scusi? Ho 60 anni. 60 anni. 60. Quindi lei, 60. Lei chiede quando potrà andare in pensione? Va bene, le rispondiamo. Allora, qui la signora c'ha 60 anni e 22 anni di contributi. Beh, diciamo che questa qua è una situazione abbastanza semplice, perché il requisito contributivo ce l'ha. Il problema è che è una signora nata nel 1958, quindi compie 60 anni ora. Ora alle donne vengano richiesti 66 anni e 7 mesi e dall'anno prossimo 67. Quindi è presumibile che con il meccanismo dell'aspettativa di vita, quando lei maturerà i 66 anni e 7 mesi richiesti oggi, non basteranno assolutamente, credo che ne serviranno perlomeno 68 per poter accedere alla pensione. Dico credo perché anche se io prendo in mano la tabella che oggi mi dice una donna del 58 quando può andare in pensione, però siccome è parametrata ad un'aspettativa di vita e di cambiamenti, certo, cioè di modifiche sull'aspettativa di vita, in 8 anni ce ne saranno 4, no? Cioè qui nessuno potrà dire di quanto potrà incidere queste modifiche, se saranno un mese, due mesi, no? Certo. Però chiaramente l'ordine di grandezza è quello. Avendo la signora 60 anni, però insomma, bisogna aspettare ancora 8 anni. Allora, auguro alla signora di godere di buona salute, perché no, nel senso che si potrebbe accedere ad un pensionamento anticipato anche con 60 anni d'età, ma alla condizione di avere un'invalidità perlomeno superiore all'80%, cosa che non auguro alla signora sicuramente. È meglio lavorare altri 8 anni. Sì, o comunque insomma stare bene, direi. Stare bene, grazie signora del suo intervento. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, buonasera, prego. Pronto? Buonasera lei. Sono di Borgo San Dalmazzo, provincia di Cuneo. Sì. Sì, sono di Borgo San Dalmazzo, provincia di Cuneo. Abbiamo capito. Mi sente? Certo, certo, la sentiamo bene. Volevo chiederle, tre anni, sono pensionato, ho 79 anni. Sì. Mi hanno tolto dalla pensione, 3 anni fa, 140 euro. Prendevo 1250 euro, mi hanno tolto 140 euro. Sono andato a protestare, ma hanno detto che me li rimettevano dopo un po', non hanno rimesso proprio niente. Quindi le mancano ancora questi soldi, insomma, sono stati... 140 euro mi hanno tolto. 140 euro. E non so il perché, io ho lavorato alla Midlea, ho lavorato una vita per i soldi e loro me li portano via così. Cosa possiamo rispondere a questo signore? Allora, intanto io ricorderei... Grazie per la chiamata. Allora, intanto ricorderei che comunque l'INPS, voglio dire, è quasi banale dirlo, è un'amministrazione pubblica e quindi come tutte le amministrazioni pubbliche, nel momento in cui emette un provvedimento di qualsiasi natura, dovrebbe essere tenuto a innanzitutto motivarlo. Emetterlo in forma scritta, motivarlo e comunicarlo in maniera chiara al pensionato. So bene che non sempre è così, ci sono sedi INPS virtuose, altre molto meno. A questo signore gli hanno tolto 140 euro e non gli hanno detto neanche perché. Ecco, il problema è che bisogna imporsi nei confronti dell'istituto e chiedere esattamente qual è il motivo. Se è un conguaglio fiscale, no? Se ritorniamo sempre lì, o se magari sono degli importi di pensione che erroneamente sono stati erogati su quella pensione e poi devono essere recuperati.
ci sono dei criteri a cui l'INPS si deve attenere e ci sono anche dei criteri in base ai quali è possibile poi ricorrere quando ci sono queste situazioni. Però la cosa fondamentale è sapere qual è la causa dell'indebito. Quindi se non riesce il pensionato a farselo dire dall'INPS, che si rivolga ad un ufficio di patronato o alla nostra categoria dei pensionati per risalire e capire qual è la motivazione. Qual è la situazione. Quindi anche in questo caso possiamo consigliare appunto un patronato della CGIL, magari nella zona dove vive questo ascoltatore, e cercare di capire attraverso un esperto del perché di questa riduzione di 140 euro. Lo ringraziamo, prendiamo un'altra chiamata prima della pubblicità. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto? Sì, prego, è in linea, può fare la sua domanda. Mi sente? Sì, la sento bene, prego. Ecco, ascolti, io chiamo dalla provincia di Varese. Sì. E sono un ferroviere. Ho 62 anni e faccio dalle 72 alla 79, 78 notti all'anno. Sì. Volevo chiedere se potevo avere questa agevolazione per le notti che faccio e quando. Sì. Va bene, la ringraziamo. Allora, bisognerebbe un lavoro gravoso. Sì, no, allora lui potrebbe rientrare sia come lavoro gravoso che anche come lavoro usurante, se per il numero di notti che fa. Allora, nel caso del lavoro usurante bisognerebbe capire qual è l'anzianità contributiva della persona, perché se avesse più di 36 anni di contributi, se non sbaglio, con l'età anagrafica che lui dice di avere, praticamente avrebbe già il diritto a pensione, cioè potrebbe accedere come lavoratore usurato. Quindi se ha più di 36 anni di contributi può rientrare nella categoria del lavoro usurante e quindi avere questo vantaggio, sì, di andare in pensione un po' prima. Sì, anche se la procedura con l'INPS prevede che ci sia una fase in cui si richiede il riconoscimento della condizione di lavoratore usurato, quindi fare una richiesta di certificazione con una procedura che prevede dichiarazione dell'azienda, quant'altro, dopodiché se l'istituto riconosce a questo lavoratore la condizione di lavoratore usurato, a quel punto lì lui può decidere quando cessare di lavorare e accedere alla pensione. Mentre nel caso di ferroviere, allora lui potrebbe rientrare se il lavoratore precoce e quindi avere almeno 52 settimane di contributi versati prima del 19° anno di età, nell'anno in cui matura i 41 anni di contributi potrebbe richiedere all'INPS la certificazione della sua condizione con una procedura più o meno analoga a quella che ho detto prima. Diciamo che quello che fa da spartiacque è sapere qual è la sua anzianità contributiva, se supera i 40 anni e quindi diciamo giocarcela in un modo, oppure, o se è inferiore, allora giocarsela in un altro visto l'età anagrafica dell'interessato. Bene, abbiamo altre chiamate, ma ci fermiamo proprio un istante, linea alla regia, un blocco pubblicitario. Seconda parte di Metropolis, stiamo rispondendo alle chiamate di quanti hanno richieste in merito alle pensioni con Luca Chiarei, patronato Inca CGIL di Milano. Dovremmo avere un altro telespettatore in attesa, lo sentiamo. Pronto? Buonasera. Buonasera. Prego, può fare la domanda. Sì, buonasera. Senta. Sì. Volevo chiedere. Sì, lei è già in linea, può fare la domanda, prego. Sì, volevo fare una domanda. Io ho mia moglie che ha 33 anni di contributi e del 55, e voleva chiedere, visto che c'è anche un'usura alla spalla riportata da un infortunio, se poteva avere una pensione anticipata. Quindi 33 anni di contributi, 55 anni di età, dobbiamo chiedere. No, qualche... di età ne fa 63 a dicembre. 63 a dicembre. C'è strutturata la spalla che sul lavoro durante l'infortunio e quindi ha questo problema qua e forse poteva andare in anticipo per la pensione.
Allora, cosa possiamo dire al signore? Adesso le rispondiamo, grazie. Allora, beh, la domanda è interessante perché così ci dà modo di chiarire una cosa che non è mai stata affrontata nelle precedenti trasmissioni. Diciamo l'invalidità derivante diciamo dal danni dall'attività lavorativa, quindi un infortunio, ha una tutela sua specifica che è data dall'INAIL, dall'assicurazione che tutela appunto le persone che si infortunano sul lavoro. Quel tipo di invalidità lì non è che può essere fatta valere per altri tipi di prestazione. Cioè se io ho avuto un infortunio sul lavoro e ho riportato una menomazione della mia capacità lavorativa derivante da quell'evento, io avrò diritto al danno biologico a seconda della percentuale di menomazione che mi è stata riconosciuta, oppure se supera i 13 punti potrò avere diritto alla rendita INAIL, certo, che è comunque una forma di sostegno al reddito, ma io non posso utilizzare quell'invalidità lì per diciamo accedere al pensionamento, se quella invalidità è l'unica causa che determina la mia diciamo menomazione, la mia ridotta capacità lavorativa. Quindi se quella è l'unica causa, dico già no per questo principio che non possono essere cumulati più prestazioni per lo stesso evento. Se c'è un altro insieme di concause determinate da questo evento, però diventa una valutazione di tipo medico e che va fatta con un medico che deve valutare, no? Qual è la condizione della persona. Perché qui la signora ha 63 anni e 33 di contributi, quindi... Allora, come requisito contributivo e come età anagrafica potrebbe anche farlo, no? Perché bastano 20 anni di contributi e c'è, che non è stata ancora abolita, questa legge che c'è dal 92 che permette alle donne che hanno compiuto 55 anni e gli uomini che hanno compiuto 60 anni, se hanno un'invalidità pensionabile di almeno l'80%, che non è l'invalidità civile, è un altro tipo di invalidità, quindi non c'è nessun automatismo che il 100% dell'invalidità forse civile, si fa confusione su questo. Esatto, sono due criteri diversi, sono due norme diverse, certo. Non c'è l'automatismo che il 100% dell'invalidità civile corrisponda all'80% dell'invalidità pensionabile, sono valutazioni da fare in maniera specifica. Ad persona. Quindi se lei rientrasse in questa casistica, sì, potrebbe andare in pensione anche con 63 anni, ma ci vuole anche l'80% di invalidità. Quindi anche in questo caso bisogna avere un consulto personale. Bisogna, insomma. Sì, non si può mai in previdenza, non si può mai generalizzare. È difficilissimo. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Pronto? Forse c'era qualcuno, ma adesso non si, aspettiamo allora la prossima chiamata, dovrebbe arrivarne un'altra, ecco, sentiamo adesso. Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, la sentiamo, prego. Sì, buonasera. Buonasera, può fare la domanda? Perfetto, senta, io ho la compagna che è 42 anni di contributi. Sì. E ha fatto anche più di 10 anni nelle prese di pulizie, che sì, so che è passato un lavoro gravoso. Dovrebbe abbassare un po' la televisione. Dovrebbe abbassare la televisione, se no sentiamo il ritorno. Sì, l'ho spento, okay. L'ho abbassato. Ok. Quindi 41 anni di contributi, diceva. 42 di contributi e ha fatto 10 anni di lavoro gravoso con le prese di pulizia. Sì. Quanti anni ha di età? Aia, non lo sapremo mai. Aspettiamo, vediamo se per caso questo signore ci richiama, che possiamo vedere. Abbiamo un'altra chiamata, non so se sia la sua però. Pronto? 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 Sì, buonasera. Buonasera. È in linea, può fare la sua domanda. Sì, grazie. Buonasera, ho 58 anni di età. Sì. Ho 58 anni di età. 58. Sì, prego. 27 anni di contributi, commerciante. Sì. Sì. 26 di contributi.
essendo disoccupato mi chiedevo se c'era qualche novità in merito. Cosa possiamo rispondere al signore? Perché no. 58 anni di età, 26 di contributi, no, qui lo stato di disoccupazione non dà agevolazione. In questo momento no, perché come APE sociale bisogna avere almeno 30 anni di contributi complessivi e almeno 63 anni di età. E quindi la possibilità di chiedere l'anticipazione da questo punto di vista non c'è. Come APE volontaria sono sufficienti 20 anni di contributi, ma mancano i 63 anni per requisito anagrafico, quindi diciamo i 63 anni in questo momento sono la soglia al di sotto della quale non si può accedere a queste prestazioni. Fra l'altro ricordo che sia l'APE sociale che l'APE volontaria sono prestazioni non strutturali nel sistema previdenziale, cioè sono prestazioni che l'APE sociale scade alla fine del 2018 e l'APE volontaria scade alla fine del 2019. Quindi anche qui si tratterà di capire se che cosa intende fare nuove. Il governo su queste cose qua. Se verranno rinnovati. Rinnovarle oppure no. Okay. Certo. E 58 anni, quindi il signore ne ha ancora almeno 5, deve arrivare a 63. Per l'APE sociale o volontaria, nel caso che gliela rinnovino, certo. Che rinnovino la prestazione, e altrimenti l'età minima oggi sono 67 anni e 66 anni e 7 mesi, dall'anno prossimo 67. E quindi e poi, il governo su queste cose qua, se verranno rinnovati rinnovarle oppure no. Okay. Certo. E 58 anni, quindi il signore ne ha ancora almeno 5, deve arrivare a 63. Per l'APE sociale o volontaria, nel caso che gliela rinnovino, certo. Che rinnovino la prestazione, e altrimenti l'età minima oggi sono 67 anni e 66 anni e 7 mesi, dall'anno prossimo 67. E poi quando parliamo di 5 anni, purtroppo parliamo di un periodo dove possono accadere tantissime cose, quindi no, nessuno ha certezze su un periodo così lungo. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera signora. Sì, è possibile parlare con... Sì, prego, può fare la domanda, è in linea. Sì, buonasera. Buonasera, sì. Dica pure. Allora, io ho 58 anni di età e 40 di contributi. Sì. Ho un figlio disabile in centro da lunedì al venerdì. Potrebbe essere, ci potrebbe essere l'opzione del 41 con questa prospettiva del figlio disabile? Allora sì, ci potrebbe essere questa possibilità se il figlio, immagino che abbia la legge 104, esatto, sì. Esatto, no? Quindi in condizioni di gravità eccetera, come prevede la norma, ma le possibilità potrebbero essere due, cioè sia la possibilità di rientrare nel momento in cui matura i 41 anni di contributi, chiedere il riconoscimento come persona che assiste un soggetto disabile, sia eventualmente chiedere anche il congedo biennale, che è la possibilità appunto di astenersi dall'attività lavorativa, mantenendo però il versamento contributivo sia ai fini del diritto che della misura della pensione, che le permetterebbe di maturare il requisito sia dei 41 anni e 10 mesi previsto quest'anno, ma anche di raggiungere con 2 anni anche il nuovo requisito dei 42 anni e 5 mesi. Sì. Perché adesso lei ha quota 40 anni. Lei ora ha quota 40 anni, quindi il congedo biennale permetterebbe di arrivare a quota 42. Ora dovrei vedere nel dettaglio la tabella, però se non è questa possibilità qui, sicuramente potrebbe essere arrivare almeno ai 41 anni, fare la richiesta per il riconoscimento della precocità, o fare scattare dai 41 anni il congedo biennale, con il quale arriverebbe a maturarne 43, quindi a maturare il requisito contributivo per accedere alla pensione. Anche in questo caso forse andare a informarsi sicuramente da un patronato, in questo caso della CGIL, che può dare naturalmente informazioni dettagliate su una situazione del genere. Magari, non so, su questa questione del congedo biennale, magari
bene precisare che è un tipo di congedo che dà diritto all'accredito figurativo della contribuzione, cioè il lavoratore continua a percepire la retribuzione, diciamo lo stipendio base, come se continuasse a lavorare, e l'accredito dei contributi è come se lui avesse continuato a lavorare, né più né meno, come in effettiva attività lavorativa. Quindi è un'opportunità da valutare anche in questo senso. Può essere vantaggiosa. Sì, diciamo. Può essere una forma, diciamo, di accompagnamento al pensionamento. Abbiamo un blocco di pubblicità, vediamo se prendiamo un'ultima chiamata. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sì. Le devo chiedere anche... Devo fare una domanda in trasmissione. Prego. Sì, volevo sapere, io ho 57 anni di età. Sì. E nel 2018 ho compiuto 40 anni di contributi versati. Sì. Io sono stato assunto nel 1978 e avevo 17 anni. Volevo sapere soltanto se posso usufruire del sistema lavoro precoce. Certo, le rispondiamo allora, grazie della chiamata. Signora, ha iniziato a 17 anni. Allora, il fatto di avere incominciato a lavorare prima del 19° anno di età non dà diritto di per sé a normativa vigente ad usufruire dell'agevolazione per i lavoratori precoci e quindi andare con i 41 anni di contributi. Questo è quello che proponiamo noi domani alla nostra iniziativa come CGL, ma non è norma, le leggi le fa il governo, non le fa il sindacato. Dobbiamo sperare che venga accolta. Speriamo che venga accolta, però in questo momento non è così e quindi se l'interessato sta lavorando, quindi non è disoccupato, non è invalido, non fa un lavoro gravoso, non fa un lavoro usurante, non assiste soggetti invalidi, non rientra in questa categoria. E quindi, oltretutto, 57 anni e 40 di contributi, quindi... Vabbè, dovrebbe raggiungere il requisito, ora per gli uomini 42 anni e 10 mesi, dovrebbe raggiungere 43,5 nei prossimi 3-4 anni, ecco il requisito ordinario, normativa vigente. A normativa vigente, quindi ci sono ancora 3-4 anni di lavoro. Sì, minimo. Tra poco prendiamo altre chiamate e ci fermiamo alcuni istanti. Eccoci ancora qui con il nostro esperto Luca Chiarei, patronato Inca CGL di Milano. Sentiamo il prossimo telespettatore. Pronto? Buonasera. Buonasera, volevo fare una domanda, sono il Tele da Milano. Sì, prego. Dunque... Al 20 luglio ho fatto 62 anni, a settembre 42 anni di contributi. Sì. Ho un anno precoce e lavoro nel mercato di Milano. E per me è un po' pesante perché quando sono scivolato giù dalla metropolitana mi hanno trovato la croce delle ossa. Potrei andare in pensione o ancora presto? Allora, e dunque c'è sfuggito un attimo, è andato via l'audio della sua chiamata. Lei ha 62 anni, 42 di contributi. 62 anni li faccio il 20 luglio. Sì. E 42 anni li faccio a settembre di contributi. I contributi. Oltre a questo, ortomercato, che è un lavoro pesante. Ortomercato, sì. Sì. La ringrazio tanto. Quindi lei chiede, essendo un lavoro pesante, quanto le manca ad andare in pensione, in poche parole. Sì. Va bene, la ringraziamo. Allora, 62 anni di età e 42 di contributi. Allora, sulla questione del lavoro gravoso, lui potrebbe già, perché diciamo nell'elenco dei lavori previsti ci sono anche i lavori di facchinaggio, di movimentazione carichi, e quindi lui potrebbe... Con 42 anni? Avendo già maturato i 41, lui è già nella condizione, ma avrebbe potuto farlo anche l'anno scorso, poteva chiedere il riconoscimento della condizione di precoce e quindi accedere alla pensione con i 41 anni. Non l'ha fatto prima, gli consiglio di farlo quanto prima e tutto dipende dalla certificazione che fa il datore di lavoro, che deve praticamente compilare una modulistica specifica che, rivolgendosi a qualsiasi patronato della CGL, sono in grado di fornirgliela, e con quella fare questa richiesta di certificazione.
Se viene riconosciuta, lui nel momento in cui l'INPS dà il suo ok, potrebbe accedere già alla pensione perché i 41 anni sono maturati. Quindi questo nostro telespettatore è già nella condizione di poter accedere sicuramente alla di potersi attivare per accedere alla pensione. Sì, iniziare a fare le domande, quindi insomma si deve informare bene in un patronato e poi, come diceva Chiarei, c'è da compilare un modulo, da far compilare il modulo al datore di lavoro. Sì, quello è fondamentale. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, prego, può fare la domanda. Senta, io volevo sapere... Pronto? Sì. Io volevo sapere, mio marito ha 57 anni quest'anno, con 40 anni di lavoro quest'anno, e... Sì? Sì. E lavora in una residenza di disabili gravi. Volevo sapere se rientra nei precoci. Cioè c'ha 57 anni di età e 40 di contributi. Sì. Cosa allora, possiamo... Sì. Dunque, innanzitutto è comunque precoce, sì, cioè ha un anno di lavoro... È iniziato prima dei 18 anni. Sì, quindi su questo qua ci siamo. Niente, può incominciare ad attivarsi dal momento in cui matura 41 anni di contributi. Allora, da quel momento lì è la stessa cosa che abbiamo detto al signore che ha chiamato prima. Nell'anno in cui matura i 41 anni di contributi si può attivare per richiedere all'INPS la certificazione. E la procedura è analoga, il datore di lavoro deve compilare una modulistica che appunto gliela possano fornire qualsiasi ufficio di patronato e con quello fare la richiesta. Chiaramente consigliamo sempre di aspettare che l'INPS certifichi il diritto a pensione perché la normativa prevede non soltanto il requisito oggettivo, ma l'attività di certificazione dell'INPS, oltre a quella di verificare che quel lavoro lì rientri nelle specifiche della norma, è anche quello di verificare che ci sia la disponibilità finanziaria, cioè l'attività di monitoraggio per vedere se le risorse messe a disposizione consentano l'accesso alla pensione. Comunque, insomma, diciamo dall'anno prossimo ci sono buone notizie perché può fare questa domanda in tempi ragionevolmente brevi. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera. Buonasera. Prego, può fare la domanda. Sì, senta, io l'ho chiamata prima per la mia compagna che usa la linea. Ah, ecco, sì. Bene. Ok, niente. Allora, come dicevo, la mia compagna compie 63 anni ad agosto. È da 20 anni che lavora e è più di 10 anni che fa un lavoro usurante nelle imprese di pulizie. Sì. Volevo sapere un po' come la... E poi noi abbiamo fatto anche una richiesta all'INPS della sua posizione e è uscito che ha 1.446 settimane come pensione, utili per la pensione. Sì. Quindi lei vorrebbe sapere quando può andare in pensione. Esatto, vorrei sapere quando può andare. Con 20 anni di contributi, giusto? Mm-hmm. Sono 20 anni i contributi? No, lei lavora da quando ha 20 anni, quindi sono ne ha 62, sono 42 anni di contributi. Ah, ok. Contributi. 42. Ha 43 anni adesso, quindi sono 42-43 anni, parla 43. 42. Però lì all'INPS ci ha risposto quando abbiamo chiesto le settimane, quello specifico, che ha 1.446 settimane utili per la pensione. Mm. Allora... Ascolti cosa le dice adesso Luca Chiarei. Sì, resti in linea. Allora, sì, grazie. Allora, qui bisogna fare chiarezza, perché i contributi utili per andare in pensione non sono le settimane di calendario. Cioè non è da quando uno ha incominciato a lavorare e all'età anagrafica che ha oggi, ma sono le settimane lavorate. Allora, se le settimane lavorate che l'INPS le ha certificato sono 1.440 non sono neanche 30 anni di contributi. Quindi, diciamo, l'accesso al pensionamento, a meno che non ci siano degli errori nella certificazione che le ha fornito l'istituto, ci siano dei datori di lavoro che non hanno versato, si tratterà di andare a vedere e lavorare su quella posizione assicurativa lì, però in base ai dati che mi dice lei,
qui, non avendo neanche 30 anni di contributi, il diritto a pensione assolutamente non c'è come pensione anticipata. C'è il diritto alla pensione di vecchiaia, che quindi bisognerà seguire l'età anagrafica, eccetera. Il fatto che la signora abbia lavorato questi 10 anni come lavoro gravoso potrebbe, a partire dal 63esimo anno di età, dargli diritto all'APE sociale. Potrebbe, ma di fatto non può, perché l'APE sociale finisce nel 2018. E quindi, finendo nel 2018, a meno che non la rinnovino, lei 63 anni li fa l'anno prossimo, e quindi in questo momento è fuori dalla possibilità di accedere a questa normativa. Potrebbe esserci uno spiraglio per quanto riguarda l'APE volontaria, che c'è la possibilità anche l'anno prossimo, dove lì che faccia qualsiasi tipo di attività lavorativa faccia non rileva, no? Basta avere 20 anni di contributi, e con 1440 settimane ci sono abbondantemente. Ora io non mi ricordo a memoria se 1440 corrisponde a 30 anni o meno, ecco, però mi pare di sì. Comunque sono abbondantemente sopra i 20 anni. Sì, 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 però sì, esatto, quindi per l'APE volontaria assolutamente potrebbe farlo, potrebbe essere... accedere. Questa è l'unica possibilità che vedo a breve, ecco. Se no altre grosse possibilità non ce ne sono. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto, buonasera. Buonasera. Prego, in linea, può fare la sua richiesta, la sua domanda. Niente, non so se è come hai detto, volevo chiedere per la 14esima, per mio marito. Sì. Di solito dicono sempre, sotto 1.000 euro la 14esima la prendi, non prende, 992, e non gliela danno, perché? Allora, il problema 14esima. Quanti anni ha il signore? Suo marito quanti anni ha? Ha 77 anni. 77 anni e non ha ricevuto la 14esima? No, neanche l'anno scorso. Ma quant'è l'importo della pensione che prende lui ora? Attualmente quanto prende di pensione? Cioè quella che proprio prende? Sì, quella che normalmente gli arriva quella ogni mese. Quella che è in pagamento ora? Sì, 992. Allora, 992 per 13, allora potrebbe, allora innanzitutto per averne diritto bisogna chiederla, no? Quindi cioè non è che... Bisogna fare una domanda. Bisogna fare una domanda, perché se quel tipo di pensione che ha il marito non è una pensione legata alla richiesta annuale che fa l'INPS dei redditi del pensionato, che viene fatta su alcuni tipi di pensione, come le reversibilità, gli assegni di invalidità, ma se la pensione dell'interessato è una pensione ordinaria, maturata con i suoi contributi, non è integrata al trattamento minimo, non prende l'assegno al nucleo familiare, non c'è ragione per cui l'INPS gli chiede redditi. Quindi se l'INPS non sa i redditi, non è che mette in pagamento d'ufficio la 14esima. Con la normativa precedente non avrebbe avuto diritto, perché superava il limite di reddito, perché se prende 900 euro sì, e passa di pensione al netto, immagino, di solito le persone dicono al netto, a maggior ragione con l'ordo lo supera. Potrebbe rientrarci, però bisogna fare un calcolo preciso, potrebbe rientrarci diciamo in una seconda fascia di concessione della 14esima, però per la quale bisogna fare la richiesta all'INPS, e bisogna verificare se in base alla pensione che prende ne abbia effettivamente diritto. Bene, prendiamo l'ultima chiamata di stasera. Aia, è saltata. Vediamo se ce n'è rapidamente un'altra, forse sì. Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, è in linea. Può fare, signora? Grazie. Buonasera. Buonasera. Deve abbassare la televisione. Sì, sì, grazie. Prego, può fare la domanda. Pronto, buonasera. Volevo fare una domanda. Sì, prego. Praticamente io ho 61 anni. Sì. Con 20 anni di contributi. Sì. Dal 1980. Quando è che potrò andare in pensione? 61 anni di età e 20 di contributi, le rispondiamo. 20 anni interi di contributi, certo. Sì, sempre lo stesso...
nel stesso palazzo. Ho capito. Va bene, le rispondiamo. Perché facciamo la custode. La custode, certo. Grazie signora, le rispondiamo. Sì, anche qui bisogna sempre andare a vedere la tabella, ci stavo dando un'occhiata. C'è sempre la variabile aspettativa di vita da qui a quando la persona avrà il requisito minimo, è presumibile che l'abbia intorno al compimento del 68esimo anno di età. Aia, ci vogliono ancora 7 anni. A normativa vigente, perché se ora ha 61 anni vuol dire che è del 57, 57. Sì, è del 57, quindi l'età è quella lì, insomma, perché ne avrebbe dovuti avere 66 anni e 7 mesi ora, non ce li ha, quando compirà 66 anni e 7 mesi il requisito sarà innalzato già. E quindi signora, dovrà mi sa che servono almeno ancora 7 anni. Sì, purtroppo perlomeno, dobbiamo sì. dare una cattiva notizia, insomma le cose sono così. A normativa vigente. Siamo arrivati al traguardo, termina qui il nostro spazio di oggi. Io come sempre ringrazio tantissimo il nostro esperto Luca Chiarei, patronato Inca CGL di Grazie. Milano. E ringrazio Grazie. Ovviamente quelli che hanno seguito la trasmissione. Ricordo tra poco ci sarà il nostro telegiornale, seguito dal telegiornale Sport. E questa sera dalla rubrica settimanale Linea d'Ombra con Adriana Santacroce, dove si trattano i temi di stretta attualità politica. È tutto, buona continuazione, buona serata.